La difficoltà della gara era nota a tutti, ma il Lumezzane ha comunque messo in difficoltà una corazzata come il Parma. Forse il miglior primo tempo della stagione, poi troppo il divario tecnico. Sì, sicuramente abbiamo pagato il divario tecnico, che è assolutamente importante, però abbiamo fatto un primo tempo di un ordine eccezionale. È chiaro che negli ultimi 35 metri ci manca qualcosa. D'altronde la coperta è corta, se vuoi essere ordinato in fase di non possesso, poi può essere che quando devi andare a fare gol un po' di forza ti manchi. Però devo fare complimenti alle ragazze per l'atteggiamento, perché non è stato facile presentarci così dopo la scorsa partita in cui abbiamo fatto un po' di difficoltà. La squadra in questo mese di ottobre molto complicato ha conquistato 3 punti, chiudendo in positivo il mese visto gli scontri impari. Sì, è stato un mese complicato da questo punto di vista, perché abbiamo scontrato diverse squadre che sicuramente hanno più esperienza e hanno anche più prospettiva rispetto a noi, e più aspettative, ecco. Dobbiamo essere soddisfatti, anche se non troppo, nel senso che noi vogliamo competere con tutti e dobbiamo lavorare per questo. La sosta arriva nel momento giusto per ricaricare le batterie, recuperare le infortunate e prepararsi ad un novembre in cui capitalizzare il lavoro. Esatto, sì, novembre sarà sicuramente importante. Abbiamo 4 scontri nei quali vogliamo fare il massimo e cercheremo di portare a casa più punti possibili, perché appunto, tolto il Bologna, scontreremo squadre che a livello di classifica sono pari a noi.